amici, benvenuti. Mi trovo nel comune di Camaiore, ancora nella frazione di Ponte Mazzoli, e alle mie spalle la chiesa antica del 1260 dedicata a San Lorenzo. Immagino che molti di noi non abbiano difficoltà a pensare a una chiesa come un luogo di preghiera e di meditazione, di silenzio, ma anche di ricerca di grazia e spesso di guarigione. Ebbene, nel lontano passato, come lo si fa ancora oggi, avendo fede, in questi luoghi la gente si è avvicendata per le tante umane richieste e per le tante intercessioni che si chiedevano ai ministri del culto per le tante troppe difficoltà del vivere umano. Sono qui però per parlare di etnobotanica, e l'etnobotanica porta necessariamente a collegare il nome delle piante alle usanze che la gente ha realizzato nel corso del tempo, trasformando le piante in medicamenti, ma anche in suggestioni e narrazioni, in pillole di saggezza, perché le piante sono state sempre interpretate come qualcosa di divino, sceso sulla terra sotto forma di carica terapeutica, e ve ne sono alcune davvero antiche negli usi e nei costumi. Già al tempo di Ippocrate, padre della medicina, molte piante venivano adoperate per risolvere problematiche che hanno più a che fare con i problemi dell'anima e del pensiero, piuttosto che quelli organici e fisici. Si pensava a quei tempi, ancora oggi con la psicosomatica, che le emozioni, le frustrazioni, le delusioni, i tanti dispiaceri dell'essere umano, se non ascoltati laddove vengono a verificarsi, diventavano poi col tempo dei veri e propri problemi di salute fisica. E allora le piante greche, che nella medicina greca antica già si adoperavano per star vicino ai bisogni della gente che soffriva, furono spesso dedicate ai centauri, perché il centauro Chirone aveva istruito Asclepio, Esculapio, dio della medicina, figlio di Apollo, sull'arte medica e sull'uso delle piante. E allora spesso il Linneo, che non era soltanto un naturalista e un medico, ma evidentemente anche un uomo di grande conoscenza mitologica, ha chiamato centaure, e qui ne vediamo una, piante che nelle usanze popolari servivano a prendersi cura dei dispiaceri sentimentali, centaure ambigua delle composite, una pianta che serviva a realizzare medicamenti, che si prendevano cura delle delusioni, soprattutto quelle affettive, quelle sentimentali, che se trascurate diventavano un vero e proprio problema, e tutto questo lo intuiamo, lo sappiamo. Bene, questa piccola pillola botanica serve ad avvicinare le persone al meraviglioso ambiente naturale e alle nostre tradizioni. Se questo filmato vi è piaciuto, se lo avete gradito, iscrivetevi al mio canale YouTube per essere sempre informati sulle novità che promuoverò da oggi in poi. Grazie della vostra attenzione.